benvenuto al generale Graziano, ripeto, un grandissimo riconoscimento per aver voluto comunque essere qui con noi. Abbiamo appena chiuso, anche se sacrificato qualche domanda, ma quella la potrete fare subito a valle dell'evento, abbiamo chiuso in questo momento la fase, diciamo la sessione 3, e quindi abbiamo chiuso il pacchetto delle sessioni tematiche per entrare in quella che io ho chiamato, forse semplicisticamente, la quarta sessione, che è il cosiddetto so what, cioè abbiamo avuto interessantissime presentazioni da parte di tutti quelli che hanno voluto contribuire a questa impresa. Benissimo, adesso siamo nella fase in cui dobbiamo tirare le fila. Il primo a fare questo tipo di operazioni è l'ammiraglio Di Biase, che rappresentando il segretario generale nonché direttore nazionale degli armamenti, che è fuori dal nostro paese, essendo lui capo del quarto reparto, a questo punto per materia non può sfuggire al fatto che tutto quello che abbiamo detto in questo giorno e mezzo, in un modo o nell'altro, prima o dopo, in casa sua arriva. Quindi io do il benvenuto e ovviamente il podio all'ammiraglio Di Biase, che trarrà le sue conclusioni. Grazie ammiraglio. Signor Capo di Stato Maggiore della Difesa, signor Capo di Stato Maggiore della Marina, signor Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, gentili ospiti e amici tutti, per chi non mi conoscesse sono l'ammiraglio Ruggero Di Biase, sono il direttore del quarto reparto, coordinamento programmi di armamento di SGD. Ho il piacere, nonché l'onore, a nome del signor segretario generale e direttore nazionale degli armamenti, che come è stato detto è attualmente impegnato fuori sede per motivi istituzionali, di trarre alcune concrete conclusioni su quanto emerso in questi due giorni di riflessione, nel corso dei quali si è inteso stimolare la qualificata audience sul concetto di air power, ma io dico meglio sul concetto di airspace power, quale complesso di capacità preposte a garantire la funzione difesa e sicurezza a salvaguardia degli interessi nazionali nell'ampio dominio aerospaziale. Nel fare ciò cercherò di fornire anche la prospettiva dell'area del procurement in risposta al quesito principale che il workshop ha inteso porre: come fare in modo diverso per fare meglio con meno. E colgo con questo l'occasione per ringraziare personalmente gli organizzatori per il gradito invito a prendere la parola in questa giornata conclusiva dell'evento. Come hanno ben evidenziato i relatori nelle diverse sessioni, il concetto di airspace power non è legato solo al settore material ed equipment, ma abbraccia strettamente le più ampie sfaccettature che connotano ogni complessa capacità, che vanno dall'ambito dottrinale, organizzativo ed addestrativo, a quello dei mezzi e dei sistemi, della leadership, delle infrastrutture, e io includo nelle infrastrutture anche le infrastrutture, del personale e non da ultimo l'interoperabilità nelle sue diverse declinazioni, tecnica, procedurale ed umana. Io ritengo che il workshop abbia toccato esaustivamente parte degli elementi connessi con tali complessi e correlati aspetti, seguendo correttamente quell'approccio olistico e logico che anche la NATO ci insegna e che denomina con quell'impronunciabile acronimo DOTMLFPI. La complessità del tema e la stretta correlazione fra i diversi ambiti emerge chiaramente anche dall'analisi dei soli aspetti material ed equipment, che sono ovviamente di maggior focus per l'area del procurement. Prendendo infatti in considerazione i sofisticatissimi velivoli di quinta generazione quale prossima capacità core dell'air domain, essi sul piano operativo non sono più intesi solo come innovativi sistemi d'arma, bensì strumenti decisamente avanzati di raccolta informazione, essi stessi parte del più ampio complesso ISR integrato. È indubbio che affinché tali velivoli possano operare efficacemente e si possa trarre dalle loro spinte capacità il massimo vantaggio operativo sfruttandone appieno il potenziale, occorre garantire il supporto di un articolato complesso di sistemi che definisce innanzitutto l'imprescindibile ambiente net shattering che renda disponibile in rete tutti i dati necessari alla preparazione e condotta della missione e a favorire la rapida raccolta e condivisione delle informazioni a favore del processo decisionale, secondo il concetto
the right information at the right time in the right place. Ambiente questo che deve essere decisamente reso resiliente nei confronti anche della sempre più sofisticata minaccia presente nella quinta dimensione, quella che ormai chiamiamo dominio cyber. Ed anche da questo workshop è risultato chiaro come ogni sistema deve nascere oggi con embedded capacità di cyber defense. Tale complesso di sistemi deve assicurare inoltre i necessari robusti strumenti di C2 e di comunicazione atti a consentire con continuità, rapidità e precisione la compilazione e la disseminazione di una chiara operational picture a cui gli stessi sofisticati velivoli contribuiscono e l'invio dei task e non da ultimo supportare l'accesso ad una efficiente architettura ISR a decisa connotazione joint, i cui assetti di sorveglianza, di raccolta informazione e warning operano ormai in tutti i domini, terrestre, marittimo, aereo e spaziale, nonché quello cyber. Siamo quindi di fronte a un sistema di sistemi, come gli anglosassoni dicono, system of systems, le cui composite componenti vanno integrate e rese interoperabili, adottando possibilmente nel loro sviluppo architetture aperte che consentano ai sistemi di essere più facilmente rinnovabili e potenziati nelle loro capacità e funzioni secondo il criterio di scalabilità. È possibile così recepire più facilmente le continue evoluzioni tecnologiche a soddisfacimento di nuovi requisiti, contenendone l'impegno finanziario. In tale contesto, stante la rapidità con cui evolve la tecnologia, anche il ricorso a prodotti COTS con le opportune customizzazioni è ormai ineludibile e nello stesso tempo conveniente, nell'ottica di ridurre i tempi di sviluppo, i relativi costi, nonché assicurare maggiori livelli di standardizzazione, tenendo ovviamente conto, fin dalla fase di progettazione, della necessità di garantire ai sistemi le appropriate protezioni di sicurezza ed efficaci misure di cyber defense. Questi ultimi trend rappresentano dunque una prima risposta al quesito che il workshop si è posto e sono ormai recepiti quali principi cardine da porre a base delle specifiche tecniche e delle nuove acquisizioni. Sempre riferendomi al citato approccio olistico allo sviluppo delle capacità, il ruolo del segretariato generale che sovraintende l'intero processo di acquisizione è quello di assicurare alle forze armate, sulla base dei requisiti approvati dal signor capo di Stato Maggiore della Difesa, sistemi d'arma e equipaggiamenti che garantiscono le migliori capacità operative, siano sostenibili sul piano logistico nel loro intero life cycle, concetto di True Life in Service Support, e che assicurino l'interoperabilità a livello joint e combined, sia nel contesto nazionale che delle alleanze e di coalizione, attraverso la scelta delle soluzioni tecnologiche più appropriate e conformi agli standard internazionali, cioè in coerenza con le risorse finanziarie disponibili. Nel predetto ruolo, il segretariato è chiamato anche a sostenere le aziende nazionali del loro posizionamento a livello internazionale e contestualmente indirizzarle verso una maggiore integrazione e collaborazione in ambito europeo. A tal riguardo, la cooperazione internazionale costituisce un altro vincente approccio alla necessità di fare meglio con meno. È indubbio infatti che le capacità operative sempre più avanzate e performanti ricercate dalla difesa per l'assolvimento dei propri compiti e con riferimento particolare a quelle che si configurano nel concetto di potere aerospaziale, richiedono scelte tecnologiche innovative, ovvero allo stato dell'arte, ed in quanto tali costose. Pertanto, solo condividendo l'impegno finanziario con nazioni partner affidabili, ad esempio i paesi della cosiddetta letter of intent, come Francia, Italia, Germania, UK, Spagna e Belgio, e ponendo in sinergia le capacità delle rispettive industrie, si possono conseguire i risultati attesi sul piano capacitivo. In tale contesto, e questo è un messaggio che rivolgo alle nostre aziende, l'industria deve essere anche consapevole che il mercato interno è divenuto insufficiente per sostenere da solo gli apparati industriali del settore e che occorre dunque ricercare sul mercato internazionale la camera di compensazione per conservare un equilibrio economico-finanziario e soprattutto per non perdere il complesso di capacità e competenze residenti necessarie per non retrocedere dalle posizioni acquisite. Altra fondamentale funzione del segretariato è quella di garantire la salvaguardia delle tecnologie abilitanti di natura strategica e con esso valorizzare il potenziale del complesso industriale nazionale, ovviamente compreso la piccola e media industria che spesso ricopre settori di nicchia,
affinché lo strumento militare possa continuare ad operare con efficacia e senza limitazioni di impiego. Come già detto, il settore industriale, che sostiene il livello d'ambizione nazionale nel settore della difesa e sicurezza e che concorre quindi anche al mantenimento del potere aerospaziale, è indubbiamente quello da cui si esige una maggiore innovazione tecnologica. A supporto di tale esigenza, seppur ormai ridotto all'essenziale per le note ristrettezze di bilancio, si pone il Piano Nazionale della Ricerca Militare, anch'esso di recente rivisto nell'ottica di fare meglio con meno, informandone i contenuti ad un indirizzo decisamente prodromico allo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche che possano trovare una pronta ed efficace applicazione nello sviluppo di nuove capacità. Tuttavia, dell'evidente impossibilità di presiedere compiutamente tutti i possibili campi tecnologici produttivi, occorre necessariamente individuare come difesa i settori e le capacità ove puntare e nell'ambito dei quali ritagliarsi maggiori opportunità di affermarsi quale realtà di eccellenza a livello europeo. Ed è su tali aree che si dovrà far convergere progressivamente una significativa parte delle risorse disponibili. A tal riguardo, il lavoro teso a individuare le aree strategiche di eccellenza e le relative possibili priorità, che certamente includono il complesso delle capacità che caratterizzano il dominio aerospaziale, è già stato avviato in stretta coordinazione con tutti i ministeri interessati e con la collaborazione dell'industria di riferimento e va ora ben consolidato. Con tali premesse mi accingo quindi a concludere. Quando si affronta il complesso tema dell'airspace power nella sua piena connotazione joint, ossia della capacità di proiettare e impiegare la forza militare in cielo e nello spazio attraverso piattaforme aeree o sistemi missilistici, viene spontaneo pensare in ordine prioritario gli aspetti concettuali, dottrinali ed operativi legati all'impiego dei mezzi, siano essi velivoli pilotati e non, sistemi satellitari, sistemi missilistici, unità concorrenti terrestri e navali con capacità di air and missile defense. Non a caso le aree tematiche del workshop si sono finalizzate molto e bene sulle nuove minacce, sui fattori abilitanti, sulle implicazioni operative e a più ampio spettro, sulla formazione e sull'addestramento. La voluta presenza anche dell'area tecnico-amministrativa della difesa, a conclusione di questo consesso a forte connotazione operativa, ha inteso sottolineare oltremodo, e qui si apprezza l'esperienza degli organizzatori, come il segretariato partecipi al processo di traduzione dei concetti dottrinali di airspace power in assetti e capacità concrete, attraverso il suo significativo concorso alla finalizzazione dei requisiti operativi che danno avvio ai programmi di acquisizione, validandone le ricercate capacità in termini di fattibilità sul piano tecnologico, della sostenibilità logistica nel life cycle e della sua interoperabilità nel contesto joint e combined. In questo ambito, sempre per riferirmi al tema del workshop, come fare in modo diverso per fare meglio con meno, ribadisco come questi concetti trovino concreta attuazione nel campo del procurement attraverso le seguenti linee d'azione. Ponendo enfasi sulla centralità della capacità operativa, vista come insieme unico del sistema d'arma e della sua componente logistica di supporto, fare di più con meno si traduce nell'acquisizione di sistemi che rispondono a criteri di scalabilità, proiettabilità e sostenibilità e soprattutto si ottiene privilegiando la qualità, che è anche sinonimo di appetibilità sul mercato dell'export rispetto ai grandi numeri ed evitando duplicazioni. Ricercando sinergie con il mondo civile e con altri dicasteri, promuovendo l'acquisizione di sistemi e piattaforme intrinsecamente duali al fine di conseguire economie di scala, salvaguardando comunque quanto più possibile le esigenze peculiari del comparto difesa. Il settore spaziale già offre in tal senso esempi concreti di successo. Mi riferisco nel settore SATCOM al programma Tenafidus e a quello di osservazione della Terra lanciato assieme all'ASI, Cosmos SkyMed, che peraltro esalta le capacità tecnologiche della nostra industria nel settore SAR. Ricorrendo ad approcci programmatici a spirale, attraverso cicli successivi di sviluppo, facendo uso laddove possibile di tecnologia COTS e adottando architetture aperte che consentano un adattamento progressivo dei sistemi coerentemente all'innovazione tecnologica ed all'evoluzione delle esigenze operative, coinvolgendo l'industria con maggior lungimiranza in attività di ricerca e sviluppo più mirata ad una pronta applicazione dei suoi risultati,
e facendo ricorso anche alle nuove discipline tecniche di modeling e simulation, al fine di mitigare i rischi di sviluppo e contenerne i costi. Sostenendo infine la collaborazione internazionale su base di complementarità, armonizzando esigenze e requisiti con quelle dei partners e salvaguardando nel contempo il ruolo e le capacità dell'industria nazionale attraverso cooperazioni costruttive e mutuamente vantaggiose che assicurano uno share di tecnologia ed aprono le porte ad un export di eccellenza. In sintesi, il segretariato offre un punto di vista privilegiato sui programmi di acquisizione attraverso i quali si esprimono le capacità militari. L'impegno della difesa, con particolare riferimento a quello mirato allo sviluppo di nuove capacità, costituisce una sfida complessa che coinvolge numerose articolazioni, sia istituzionali che industriali, ed implica processi fortemente collaborativi ed iterativi. Al riguardo, il processo di sviluppo delle nuove capacità deve garantire output intrinsecamente joint, che solamente un'organizzazione coerentemente integrata, operante in modo unitario e con processi armonizzati, può efficacemente assicurare. In tale contesto, pur rimanendo immutata la missione primaria del segretariato, ovvero il supporto alle forze armate nel processo di acquisizione, sono però cambiate nel tempo e stanno tuttora evolvendo la strategia, la struttura e le modalità con cui lo stesso segretariato è chiamato ad operare e si propone nei confronti dei suoi interlocutori, recependo peraltro gli innovativi lineamenti definiti nel nuovo Libro Bianco della Difesa. Supportare le Forze Armate oggi non significa solo individuare le soluzioni tecniche amministrative che conciliano i requisiti militari con le disponibilità finanziarie e con le norme vigenti. Un supporto tecnico amministrativo moderno, infatti, deve e può andare oltre, sia proponendo alle Forze Armate migliorativi ai requisiti operativi, in ciò sfruttando l'esperienza del segretariato quale osservatorio privilegiato su tutto il procurement, sia stabilendo un costruttivo e continuo confronto con l'industria operante negli ambiti più strategici, recependo e condividendo con la stessa i nuovi trend tecnologici e fornendo alla medesima gli orientamenti del comparto in termini di future esigenze. E con questo ho concluso, grazie per l'attenzione. Grazie davvero all'ammiraglio Di Biase che ha, come dire, da un suo punto di vista e di osservazione ha in realtà tirato le fila di quello che è stato detto. E adesso la volta del generale Vecciarelli, capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, a cui va ovviamente il nostro ringraziamento perché so che ha fatto una corsa per riuscire ad essere qui con noi. E ovviamente a lui il compito di proporci dei closing remarks. Beh, grazie, innanzitutto buongiorno a tutti. Prendere la parola da capo di Stato Maggiore per parlare di air power in un momento di grandi cambiamenti implica una certa responsabilità e la sento anche perché spero di riuscire ad esplicitare il mio pensiero che, vi anticipo, non è nel flusso ordinario dell'air power che abbiamo sempre visto. E quindi consentitemi di ringraziare innanzitutto il CESMA, tutti gli organizzatori, il generale Sciandra, il generale Cardinali, l'amico Leandro De Vincenti, che ha fortemente voluto questo momento di incontro e di riflessione per tutti quanti noi, e fatemi dire che ce n'è proprio bisogno in un momento particolare della vita non solo dell'aeronautica ma direi di tutte le forze armate. Ringrazio chiaramente i conferenzieri. Ieri sera, nonostante fossi lontano, ho potuto apprezzare la sintesi, le conclusioni dei loro interventi. Tutti i partecipanti, saluto ben volentieri il personale dell'ISMA di Firenze che ci sta ascoltando e in particolar modo il generale De Vincenti con questo titolo, come fare di più con meno. Sono un po' di anni che facciamo di più con meno. Io trasformerei questa frase come fare il massimo con le risorse che ci vengono assegnate in un sistema equilibrato, sostenibile, efficiente e comunque efficace. Diciamo che questa arte l'abbiamo imparata al massimo e che più di quello che stiamo facendo adesso oggettivamente possiamo fare soltanto un altro passo, quello di smetterla di parlare di singole forze armate e parlare soltanto in un contesto unitario. La cosa che più apprezzo dell'impostazione che ha voluto dare Leandro a questo simposio è
che questo simposio si debba porre come una vetrina di idee e non di prodotti, non di stereotipi, ma di qualcosa che ci porti oltre lo stato che abbiamo raggiunto con uno sforzo intellettuale che viene richiesto a tutti quanti noi. Quindi fare il massimo con le risorse assegnate in un sistema equilibrato e sostenibile. Ecco, se io fossi veramente bravo, e me lo auspico con l'aiuto di tutti quanti voi, dovremmo trovare un sistema, una formula aurea che ci consentisse di rendere sostenibile, efficiente, efficace il sistema che ci troviamo tra le mani. Voglio ringraziare anche il professore Margelletti per aver concluso con parole del tipo smettiamola di farci una guerra fratricida, smettiamola di guardare ai numeri in termini di sistemi d'arma da acquisire come capacità individuali, realizziamo uno strumento globale interconnesso, efficace e sostenibile nel tempo, che rientra un po' nel mio concetto iniziale. Ringrazio anche il generale Sgamba, che ha proposto di inquadrare l'espressione di Air Power in un contesto di sviluppo strategico e dottrinale interforze ed interagenzia. Ecco, io mi avvicino di più a questo concetto. Cioè l'Air Power, per quello che l'ho ricordata, per quello che l'ho utilizzata nella mia vita professionale, era sentire l'afterburner quando decollavo. Ecco, oggi per me Air Power assume un altro concetto, dobbiamo elaborare un'altra definizione che è totalmente diversa da quella classica. Ma soprattutto non ho avuto il piacere di conoscerlo, spero di poterlo conoscere alla fine di questa giornata. Voglio ringraziare Mr. Power perché ha introdotto degli aspetti, dei concetti che mi sono molto vicini come pensiero. Quindi ha iniziato a parlare di un nuovo ambiente C4 iStar che io mi permetto e mi prendo la libertà di elevare a C6 iStar, dove le 6 C stanno per comando, controllo, comunicazione, computer, combat system e cyber, intelligence, surveillance, target acquisition e reconnaissance. Ecco, questo è il nostro nuovo ambiente che è caratterizzato innanzitutto di una avanzata fusione dei dati e soprattutto un concetto di acquisizione flessibile di quello che sono le informazioni che poi serviranno a condurre l'operazione, il cambio di battaglia, e soprattutto una flessibilità nella distribuzione e nell'esecuzione. Quindi iniziare a vedere l'air power come un'abilitante per quello che vorremmo che iniziasse a essere vista come una forza connessa globale che produca un cooperative engagement, detta all'inglese. Cioè alla fine la capacità, l'effetto al quale tutti quanti insieme concorrono e l'air power è un abilitante. Introduco subito un elemento per chi mi conosce da più tempo, mi trova in dissonanza con un aspetto della nostra dottrina aerea che vede il centralized control, decentralized execution. Non si parla mai di comando, ci pone in un contesto ambiguo nei confronti delle altre forze armate, dove il comando ha un valore specifico, noi sembra che possiamo iniziare a parlare solo dal controllo e dell'esecuzione, ma intravedo, e vorrei essere confortato adesso man mano che andiamo avanti con la sperimentazione dei nuovi sistemi aerei, un qualcosa che invece debba far riferimento a un comando centralizzato che renda disponibile e fruibile a tutti il comando, l'intento del comandante, così come l'end state, e un maggior flexible control e flexible execution, perché nella mia mente i sistemi di cui stiamo per entrare in possesso metteranno quelli che una volta consideravamo soltanto gli esecutori come attori principali di questa catena che ci consente di avere le informazioni, e secondo la mia visione dovrebbe portare chi fino ad oggi è stato visto come esecutore addirittura a muoversi in linea con l'intento del comandante e ad eseguire la missione senza dargli neanche il tempo di elaborare quelle che erano le istruzioni di una volta. Quindi la formula classica del potere aereo, così come oggi l'abbiamo considerata, costituisce un limite concettuale a tutto quello che dobbiamo sviluppare da oggi in poi. All'inizio del terzo millennio, le forze armate delle civiltà come la nostra dovrebbero uscire dal concetto di difesa classica
elaborare ancora di più il concetto di sicurezza ed andare ad abbracciare un concetto di stabilità globale che non riguarda soltanto il contrapporsi di forze, ma è garantire una sicurezza, quasi direi a livello antropologico, di quella che è il nostro stato di vita civile, comunitaria, del nostro benessere, dei nostri valori, della nostra cultura. E quindi direi che non esiste più parlare di potere aereo, ovvero di un singolo dominio. Dovremmo iniziare a considerare l'integrazione in maniera più efficace e produttiva di quelli che sono gli altri domini, terrestre, marittimo, aereo, spaziale, cyber e quanto più ci venga in mente. E la sfida che ci attende, e non riguarda solo l'aeronautica, ma riguarda tutte le forze armate, è quella di realizzare la consapevolezza in tutti quanti noi, ad iniziare dalle scuole, dall'accademia, di questo mutamento del tempo, perché dovremo porci come end state l'obiettivo di realizzare un comandante in un dominio multiplo che sappia muoversi e sappia utilizzare tutte le capacità che gli possono essere presentate. Quindi dobbiamo aprirci a questo contesto multidimensionale. Ultimamente sembra che questa chiave di volta sia solo la cyber, ma ci sono altri fattori che stanno influenzando questo nostro percorso. Ricordo a tutti che il mezzo aereo è sempre stato un'abilitante. È stato un'abilitante perché è intrinseco con il mezzo stesso, la quota, la velocità, il poter raggiungere territori lontani partendo da territori amici e avendo grande flessibilità di manovra su un territorio ostile. A queste caratteristiche fondamentali che per 90-100 anni della storia dell'aviazione hanno rappresentato esclusivamente le caratteristiche del potere aereo, con questi aeroplani di quinta generazione si stanno raddoppiando queste peculiarità e quindi la tecnologia ci sta fornendo delle possibilità, in particolare quella di acquisire una mole considerevole di informazioni, fonderle insieme, elaborarle, ridistribuirle in tempo reale. I velivoli di quinta generazione cambiano totalmente il paradigma del potere aereo. I velivoli di quinta generazione daranno un vantaggio competitivo non soltanto alle forze aeree, ma a tutte le forze che potranno operare sul terreno utilizzando le informazioni. Non si tratta più di un dogfighting, ma si tratta più di un data fighting. Chi più ne ha avrà quel successo che gli consentirà di vincere. Voglio ricordarvi che quando Orville Wright ha staccato l'aeroplano da terra, poteva godere di tutte le linee sensoriali dei suoi 5 sensi. Oggi un F-35 gestisce 15 milioni di linee di dati, 15 milioni di linee di dati per ogni velivolo che, messi in rete con gli altri, costituiscono una rete di informazioni che dà un vantaggio a cui non abbiamo neanche mai pensato. Ma questo vantaggio non lo possiamo ottenere esclusivamente per la parte aerea, per andare a colpire un altro aereo, per andare a colpire un target. Probabilmente ai nostri piloti non assegneremo più una missione nel senso classico, ovvero uno, due, tre target. E oggi sembra che già facciamo fatica a realizzare un targeting che abbia un senso. Ai piloti della nuova generazione assegneremo una missione in linea col comandante, dell'intento del comandante, con l'end state, e lui deve avere la flessibilità di operare in questo contesto e condurre alla vittoria o comunque al risultato. E quindi dicevo, il potere militare e non potere aereo è qualcosa che deve portarci a una connected total force, per usare temi americani, in un ambiente multi-domain per procurare un cooperative engagement. Quindi io mi sento ai primordi di una nuova era e sto invitando da un anno tutti i miei ufficiali a pensare in maniera diversa dal passato, e approfitto, visto che la maggior parte siete voi, che i risultati stentano a venire. Continuo a augurare che le nuove leve, le nuove generazioni abbiano maggiore dinamismo intellettuale, e questo, consentitemi,
la presenza di Walter e di Claudio, così come gli altri colleghi delle altre forze armate, è richiesto a tutti gli ufficiali degni di questo nome. La dobbiamo smettere di pensare come abbiamo sempre fatto. Ci si sta aprendo una nuova frontiera e stiamo ancora ragionando con le idee del passato. Io sono arrivato alle conclusioni. Air power per me è un concetto vitale, è il core business della Forza Armata, ma è qualcosa che non voglio tenere per me, sarebbe troppo limitativo per la mia aeronautica e per le forze aeree, è un qualcosa che invece si configura come un abilitante per tutte le forze armate. E onestamente, vedendo queste potenzialità, non vedo come si possa rinunciare, ovvero come si possa andare in combattimento senza avere questo abilitante. Quindi, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo realizzare una forza multidimensionale, completamente collegata e interconnessa, capace di realizzare un ingaggio cooperativo di elevatissima efficacia, e sono convinto che il nuovo potere aereo farà la differenza. Grazie. Grazie a te Enzo, grazie al Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica che mette come dire, a contorno di tutto quello che ci siamo detti una visione ovviamente più ampia che però comunque giustifica la domanda di base. Qualcosa di rimetterci in discussione come modo di ragionare e quindi evitare il rischio dell'andare a ciclo stile è sicuramente un modo per in qualche modo ispirarci un possibile futuro. È con grandissima soddisfazione e onore che lascerei la parola al generale Graziano che chiude questa attività di un giorno e mezzo con le sue considerazioni finali. Generale, a te la parola. Grazie di cuore, grazie a tutti gli intervenuti, a tutti i colleghi, a tutti i rappresentanti dell'industria, naturalmente agli organizzatori, prima di tutto a Gianni De Vincenti, con cui condividiamo, se non il terreno, le sale operative da molto tempo, gli altri responsabili, Gianni Scianda, Gianni Cardinali, naturalmente Generale Vecciarelli e l'ammiraglio Girardelli, capi delle Forze Armate, che è stato della Maggiore Marina dell'Aeronautica, che hanno voluto essere presenti insieme a me, i comandanti operativi dell'Esercito dell'Aeronautica, il direttore naturalmente del CASD e tutti gli altri per questa possibilità per me di parlare in questo consesso e d'altra parte per confrontarsi su queste problematiche. Prima di entrare effettivamente mi vengono un paio di premesse non particolarmente organizzate. Una che da un certo punto di vista, dal punto di vista se vogliamo dell'investimento, grazie anche all'ammiraglio Di Biase che mi segue da molti anni in operazioni anche sul terreno del suo intervento che condivido come sposo le parole avanti, alate di Enzo Vecciarelli. Dal punto di vista stranamente degli investimenti su cui si basa gran parte lo sviluppo delle forze, tre aspetti sono quelli naturalmente sempre stato così, degli investimenti, dell'organizzazione e del personale e della dottrina. Pur in un momento in cui sicuramente abbiamo avuto dei problemi finanziari non indifferenti, dal punto di vista degli investimenti noi sappiamo ragionevolmente, con un'approssimazione del 30%, un'approssimazione importante, quello che succederà nei prossimi 10-20 anni, nel senso che sappiamo più o meno che ci sarà una crescita di investimenti di disponibilità importante che ci permetterà di procedere in molti settori. La dimensione finale dipenderà evidentemente dallo sviluppo del PIL, dallo sviluppo ragionevole dell'economia italiana e da determinate scelte verranno operate, però abbiamo un ragionevole approccio e quindi sappiamo anche ragionevolmente quello che
teoricamente dovremmo ottenere, quindi starà a noi conseguirlo, discuterne con l'industria, ma discuterne soprattutto in ambito internazionale e di cooperazione. L'esportazione evidentemente è una cosa importante, ma è di competenza di Secret Defense, di competenza della parte politica industriale. A noi come operativi, a me come massimo operativo, interessa la cooperazione per le operazioni, quindi quello si può ottenere con le cooperazioni. Però attenzione, perché in gran parte sappiamo lo strumento aereo militare fondamentale che dobbiamo ottenere. Quello che non sappiamo più bene come fare e che è cambiato drammaticamente sono le componenti che ha citato Enzo Vecciarelli, che è quella di connessione, di connettività, di exploitation e sviluppo delle forze, non tanto quanti navi o quanti aerei o quanti carri armati avremo, perché in effetti poi è l'altra componente che costerà di più e che non abbiamo ancora definito così bene. D'altra parte, nelle proiezioni che possiamo fare, quando abbiamo fatto le prime proiezioni al professionale, quando avevamo fatto il modello professionale, quando già De Vincenzi faceva il COI, inventava il COI, c'è stato un momento in cui ci siamo basati sul sviluppo delle capacità, sugli impieghi più probabili delle forze, e in effetti ci abbiamo preso abbastanza, perché se riusciamo pure in una situazione finanziaria che non ci soddisfa sempre avere probabilmente la maggiore espressione operativa tra gli alleati, a prescindere dagli Stati Uniti, nel senso che siamo la nazione che esprime più capacità operative nei teatri, più della Germania, più della Gran Bretagna. Evidentemente questo dipende dal fatto che in qualche misura ci abbiamo preso con la proiezione. Questo non vuol dire che potremmo soddisfare gli impegni a 360 gradi o in altri settori. E d'altra parte, quando parlavamo, che ne so, di capacità operative e di sviluppo delle forze, facendo riferimenti a teatri come quelli iracheni e afghani, in cui c'era l'assoluto dominio dell'aria, l'assoluto dominio della logistica, l'assoluto dominio delle linee di comunicazione, la possibilità di muoversi, si riteneva che addirittura il potere aereo non soltanto potesse fare le CAS, ma potesse sostituire l'impiego addirittura dell'artiglieria e degli mortai, nel senso che il singolo combattente poteva chiamare l'intervento del B-52 che decollava dalle basi americane e controllarla in volo. Però questi qui sono evidentemente, è uno spazio dimensionale che non tiene conto delle possibili diverse evoluzioni di scenario che sono sia previste in ambito NATO che in europeo, che in ambito di valutazione italiano della problematica e della minaccia. L'altro aspetto di evoluzione su cui qualche volta probabilmente abbiamo commesso imprudenza o superficialità, non a livello italiano ma a livello generale, è nel rivedere i sistemi sulla base delle minacce, laddove le minacce hanno un andamento ciclico e partendo dalle guerre principali, grazie, cioè dall'invasione sovietica dell'Afghanistan nel 79, ha preso un andamento ciclico decennale che dalle prime operazioni, dalla prima guerra irachena, alle missioni africane, alle missioni balcaniche, alla lotta al terrorismo, al 2001, alle nuove missioni afghane e irachene, se vedete si sviluppano a blocchi decennali, a Unified Protection nel 2011, alle riunioni di Lisbona in cui la NATO è stata rivista in chiave di assenza di minaccia di alcun tipo sovietica e di un'altra, perché non c'era più l'Unione Sovietica, di alcuna minaccia russa, per poi andare poi alle riunioni del Galles e rivedere completamente la sistemistica, invitando le nazioni a crescere al 2% perché era in presenza di un'altra completa visione. Evidentemente questo fa sì che dal punto di vista operativo noi auspicheremmo uno sviluppo delle forze il più stabile possibile in grado di adattarsi ai cambiamenti della minaccia e non cambiare le forze costantemente in presenza della minaccia, salvo poi rifare le stesse forze per la minaccia successiva. Anche perché la prima volta che io ho sentito parlare di GSF, credo che fosse il 98, in cui c'erano già i disegni e c'era già richiamata l'industria. Probabilmente l'ultimo GSF entrerà in servizio nel 2038 o qualcosa del genere, insomma ci saranno ancora
Quindi stiamo parlando di archi spaziali di 40 anni per una durata in vita operativa di 60 anni di un sistema. Un tempo un aeroplano, io non sono esperto di aeronautica, sono esperto di storia militare perché mi piace, non perché sono esperto. Un tempo un aeroplano cambiava ogni anno. Nella Seconda Guerra Mondiale cambiavano un modello di aeroplano ogni 14 mesi. Sono iniziate le operazioni con i biplani, sono finite le operazioni con gli aerei a reazione, passando per aerei che hanno cambiato la storia, quindi con un dimensionamento che adesso non è neanche pensabile perché non c'erano i criteri industriali. Quindi il fatto della stabilità e quindi di andare più per dottrine, per quello di cui stiamo dicendo, che per capacità industriali, secondo me è abbastanza importante. Per questo quello che ha detto il generale Vecciarelli, quello che ci diciamo a livello di comitato di capi, quello che stiamo cercando di creare, è di assoluta e fondamentale importanza, perché le variazioni organizzative determineranno molto più le variazioni industriali di quello che è stato nel passato, perché sull'industria ormai si è preso un trend, entro certi limiti i grandi colossi cooperativi industriali sono parzialmente influenzabili, e d'altra parte il mercato nazionale può sostenere fino a un certo punto la capacità industriale, perché non essendoci competitività può andare in un modo complesso. Tutto questo ci porta a parlare, ma rapidissimamente, del concetto fondamentale che è stato introdotto più volte, interforte, joint, multiagenzia, e che stiamo superando, devo dire la verità, negli ultimi 10 anni con grande difficoltà, anche se eravamo partiti in un modo entusiastico ed entusiasmante all'inizio del 2000, con le grandi trasformazioni che hanno proprio portato alla creazione del COI, con la legge sui vertici, con la creazione di uno strumento joint, con grande entusiasmo. Poi, come succede in tutti i posti del mondo, ci sono stati dei rallentamenti, anche delle rianalisi, e tutto sommato è andato bene così, perché adesso questi concetti sono andati talmente avanti che devono essere in qualche misura rivisti e ricontrollati, ed effettivamente l'air power, il sea power, il land power, il cyber power, l'airspace power, si combinano in un modo tale da rendere difficile la distinzione, ma non difficile l'esecuzione, perché in effetti in un mondo perfetto è abbastanza facile ottenere una risposta sistemica organizzativa, che è più complicata in un mondo reale, perché poi bisogna mettere a posto insieme delle sensibilità e delle diverse personalità, per cui il mondo anglosassone è più razionale, quello francese è più pragmatico, il nostro è più latino, però d'altra parte poi nel lungo periodo magari ci prendiamo di più noi. Ma certamente la definizione di quello che è joint può essere scalato a qualsiasi livello, tutto può essere joint e nulla può essere joint, ma certamente è joint la cyber, è joint la logistica di sostegno, è joint la sanità, è joint il comando e controllo. D'altra parte la politica militare, l'intelligence, la legge dei vertici sono cose state subito messe nel vertice interforze. Pertanto chi controlla l'intelligence controlla qualsiasi tipo di battaglia o di spazio, perché quello che a me, di cui sento più il bisogno, sicuramente, è uno specchio digitale, in cui seguo ogni singola nave, ogni singolo aereo, ogni singola operazione sul terreno, e posso verificare che non stiamo facendo errori, e posso verificare le operazioni che facciamo, e questo non so chi altro degli Stati Uniti ce l'hanno, ma certamente noi siamo ancora un pochino arretrati sull'avere questo sistema, che è questo sistema di connessione cyber, che è fondamentale. Su questo è quello che dobbiamo arrivare per controllare poi le dimensioni. Intelligence, dicevo, ma poi ci sono delle forze speciali. Le forze speciali hanno tante parti che volano, e quelle sono joint, tante parti che navigano, e quelle sono joint, quelle delle operazioni anfibie, e queste qui sono le parti capacitive per, come si dice, per fare meglio con meno, ma che sono quelle obbligatorie capacitive. Poi ci sono quelle, se vuoi, facoltative, di mettere in parte invece le canne organizzative dello strumento, che fanno cose simili o uguali, finanziarie, economiche, di pianificazione del personale. Però tutto questo evidentemente esprime il concetto che alla fine la componente deve esprimere un air power e deve essere evoluta per potersi coordinare, neanche coordinare, per poter influenzare
influenzare la coalizione e il sistema di alleanze in cui operiamo. Il comando del trasporto aereo che è stato creato in ambito europeo si poneva anche questo aspetto, però bisogna fare attenzione perché man mano che andiamo all'estero vediamo che ci si proietta sempre avanti, talora per la tutela dell'industria, talora per il progetto, ma la progettualità va costantemente avanti. Comunque l'air power deve sostenere in ambito NATO europeo e italiano evidentemente le missioni principali e gli effetti che si vogliono ottenere. E in ambito NATO le missioni sono sempre quello poi del, che poi si ripercuote in ambito italiano, del controllo delle crisi, della difesa collettiva e del capacity building. Questi qui sono le tre missioni in cui tutti noi siamo chiamati a operare, con i quattro effetti che, ripeto, poi si riverberano nelle missioni italiane e missioni europee, che sono quelle della deterrenza, della protezione, della proiezione e della difesa. Questi sono quelli in cui noi siamo chiamati a operare, siamo chiamati a costruire la nostra coerenza e la nostra capacità operativa. E dal punto di vista evidentemente del potere aereo, questo si estrinseca in moltissimi sistemi, ma come diceva Gianni Becciarelli, quasi ovunque questi diventano complementari, sussidiari mai, complementari ad altre espressioni capacitive in ogni settore. D'altra parte, quando siamo andati a vedere le forze facevano air policing in Islanda, evidentemente questo comportava non soltanto una capacità di integrazione multinazionale, ma comprendeva capacità di difesa aerea, di protezione delle sedi, di trasporto di SAR e di molteplici aspetti che vanno riunificati e poi vanno controllati a livello centrale, come ha detto l'ammiraglio De Biasi. In questo, quello che noi dobbiamo assolutamente evitare a tutti i livelli, ma soprattutto di pianificazione concettuale, è la duplicazione. E la duplicazione è una cosa che nel passato abbiamo purtroppo fatto sovente, che deve essere corretta. Se uno vuol guardare gli esempi britannici di correzione, esistono. Sicuramente in questo momento abbiamo troppi settori in cui non razionalizziamo lo sforzo logistico, ci sono molti settori, ed è facile dire quello delle forze speciali, in cui non è, e non concepisco, reparti aerei che vengono, provengono e hanno derivazioni di diverse forze armate, quindi diversi reparti, il fatto che vengano da diverse forze armate va benissimo, ma sono aggruppate in un unico comando, in un'unica forza, in un unico supporto logistico, in un unico comando e controllo, in un'unica missione, in un'unica dipendenza, in un'unica capacità. Quello che vale per le forze speciali vale per molti altri aspetti. Gran parte di quello che è scritto nel COM deriva dalle esperienze passate italiane, che avevano definito una responsabilità della difesa aerea, una della difesa marittima, una della difesa terrestre, basate su componenti e realtà di anteguerra, poi trasposte, e che hanno alcune realtà di fondo, alcune esigenze di fondo, che sono la specializzazione delle forze nel settore, ma che nella pratica, anche minima, di una trasposizione in operazioni reali di oggi si sovrappongono e diventa di difficilissimo controllo, perché normalmente si opera nei tre spazi, quindi poi bisogna risolvere in modo pragmatico cose che dovrebbero essere razionalizzate e operazionalizzate subito. È molto più facile in teatro di operazioni, dove si determina l'esatta definizione sulla base della struttura, sulla base della struttura necessaria. Oltretutto noi evidentemente dobbiamo operare sulla base di quelle che sono comunque le nostre capacità, le nostre esigenze. Queste vanno per priorità di spazio operativo, per priorità di missione, per priorità di minaccia. E attualmente non v'è alcun dubbio che dal punto di vista del nostro Paese c'è stata una risposta importante, che è quella della cooperazione e della coordinazione tra difesa avanzata, con cui esprimiamo in un modo un po' semplicistico l'espressione delle forze armate che spingono avanti la difesa fuori dal paese, quindi
in tutte le dimensioni, la sicurezza interna, quella più espressa a livello nazionale, quindi di maggiore competenza del Ministero dell'Interno e degli organismi di sicurezza, e che però nella cooperazione hanno trovato finora una definizione che ha funzionato per il nostro Paese e che sta mettendo in qualche modo l'Italia in una posizione virtuosa. Dicevamo che però guardando allo sviluppo sul futuro sicuramente noi ci troviamo davanti a un fenomeno di immigrazione incontrollata che, se non diversamente controllata, avrà uno sviluppo di generazioni e che non esiste nessun motivo geopolitico o sociologico che si debba fermare, se non c'è, ripeto, un intervento di natura diversa in cui i militari ne contribuiscono per una piccola parte evidentemente, ma hanno comunque un'importante forma di contribuzione, e questa qui si traduce soprattutto nella proiezione di stabilità, quindi nella missione NATO che si chiama proiezione di stabilità, che ha più o meno una definizione simile in europea, che ha una definizione simile nelle missioni nazionali, quindi proiettare la stabilità fuori dal territorio nazionale attraverso il capacity building e le preparazioni delle forze degli altri paesi, e dall'altra parte il contrasto al terrorismo, alla minaccia terroristica diretta ed indiretta. Evidentemente la partecipazione alle operazioni in Afghanistan, la presenza di gruppi navali di controllo del traffico mercantile costituiscono una forma sia diretta che indiretta di contrasto al terrorismo, e poi il supporto al mantenimento della stabilità nei paesi medio orientali e africani, che rappresentano una forma di facilitazione per lo sviluppo dall'appunto del terrorismo e delle crisi internazionali. In tutto questo la dimensione evidentemente di proiezione della componente di air power e di sea power, al pari delle altre cose, deve essere assolutamente bilanciata. Quello dal punto di vista operativo, il bilanciamento delle forze per me è un'espressione assolutamente importante, già dimostra sostanzialmente l'impegno in Iraq o in paesi similari, tenuto conto anche delle peculiarità comunque nazionali e delle modalità di azione nazionali, che quindi ci devono portare in ogni caso a operare delle scelte. Dopodiché altre scelte dovranno essere operate nello sviluppo futuro delle forze, in particolare nel settore che io stesso non ho ancora capito bene, ogni tanto cerco di spiegarmelo Gianni Vecciarelli, quello dell'unmanned, di dove si potrà andare e dove potremo spingersi nell'unmanned, e quanto questo sarà lo strumento assoluto, lo strumento di transizione del futuro, e di quanto questo conterà a livello anche di sviluppo di forze europee, di forze NATO, di predisposizione o preparazione delle forze, di quanto sostituirà non tanto le forze d'attacco, le forze di difesa aerea, ma complessivamente l'intero globo del comando, controllo, comunicazioni, ISTAR, controllo, osservazione, pattugliamento e tutta questa grandissima e anche di operazione nella sfera più classificata e più occulta delle missioni non convenzionali. Quanto ci spingeremo? Evidentemente molto in avanti, però bisogna sempre poi pensare che noi dobbiamo operare in tutti gli sferi, non soltanto in operazioni in cui abbiamo il dominio dell'aria, il dominio del mare, il dominio della terra, il dominio delle comunicazioni. L'unico problema è un IED, perché potrebbero esserci degli scenari che sono diversi. Quindi adesso, per quanto riguarda questo convegno, io sono particolarmente lieto di aver partecipato, ringrazio molto Leandro per questa possibilità, perché discutere di come applicare queste dimensioni e anche consigliarlo, diciamo così, al foro che deve proporre i nostri decisori politici sul come operare e sul come mettere in azione una cosa che è stata definita, che rende anacronistico il resto, che è la capacità interforze, ma che deve essere poi definita nella pratica, non tanto nel dire che lo strumento interforze, perché questa qui è una definizione facile, o non tanto che interforze è la singola proiezione di una capacità
oppure al territorio nazionale, ma la capacità di interforze dura 360 giorni all'anno e viene portata sui tavoli anche della revisione della NATO, che è in atto, perché in ambito NATO è di revisione sia la Common Structure che la Force Structure, che tutti gli elementi, sia in ambito europeo, dove si stanno creando delle organizzazioni di forze che non c'è dubbio condizioneranno il nostro futuro, i nostri sviluppi, e in cui non dobbiamo trovarci arretrati rispetto a delle scelte che vengono operate in quel settore in modo anche estremamente coraggioso, o potendo disporre su volumi finanziari maggiori dei nostri. Tutto questo fermo restando che noi siamo i primi contributori in Afghanistan, in Iraq, che le nostre che abbiamo la leadership di Sofia, che stiamo conducendo Mare Sicuro, che stiamo andando in Bulgaria con la nostra difesa aerea, che stiamo controllando gli spazi e che poi alla fine, in questo momento, se uno fotografasse le attività delle forze italiane, sono molto superiori all'1,12% di PIL. Questo qui è un fatto oggettivo che vuol dire che evidentemente i nostri predecessori hanno fatto delle scelte oculate dal punto di vista della pianificazione e che comunque abbiamo conseguito questo successo, e fermo restando il fatto che non ci dobbiamo nascondere che non abbiamo un problema grosso come una casa di esercizio, perché sul personale oggettivamente salutiamo il riordino con grande contentezza. Sull'investimento abbiamo delle prospettive su cui poi ci sono le normali attività dialettiche sul più o sul meno, ma quello che conta di quel settore è la parte che deve andare interforze di cyber connettività, comando e controllo e funzionamento. Sui sistemi del futuro speriamo di non avere più problemi, perché non facciamo più errori e compriamo sistemi d'arma che hanno 30 anni di supporto logistico integrato, ma sul mantenimento dei sistemi legacy noi siamo in enorme sofferenza, perché sicuramente l'esercizio è insufficiente e il sistema legacy sono anche elicotteri moderni entrati da poco in servizio, aerei moderni entrati da poco in servizio, la flotta di trasporto è un indicatore di questo elemento, mezzi terrestri entrati da poco in servizio, e su questo noi dovremo concentrare un'attenzione magari in un altro ciclo. Grazie e buon lavoro. Grazie. Grazie. Signori, solo i titoli di coda, i ringraziamenti, se mi è consentito. Alcuni ringraziamenti sono stati fatti, ma consentitemi di ripeterli a nome del CESMA e, se posso dire, anche a nome dell'audience, dei partecipanti. Vorrei ringraziare il signor Capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Graziano, per tutto quello che ci ha detto, per averci fatto l'onore della sua presenza e per averci consentito di utilizzare questa prestigiosa sede del CASD. Ringrazio il generale Vecciarelli, che ha espresso la sua avanzata visione e che ci supporta sempre nelle attività che vengono fatte come centro studi. Ringrazio l'ammiraglio Girardelli per la sua presenza e tutte le autorità. Il presidente del CASD, il generale del Casale ed il suo Stato Maggiore, che ci ha supportato egregiamente, consentendo anche la trasmissione di questo convegno, di questo evento, agli allievi dell'ISMA e dell'Accademia Aeronautica. Gli sponsor, se mi permettete, vorrei menzionarli uno per uno: Discovery Air, ELT, Falcon Log, IDS, Leonardo, Lockheed Martin, MBDA, Rheinmetall e Thales Alenia Space, che con i loro interventi ci hanno dato e ci hanno offerto le loro idee, i loro punti di vista e anche ci hanno dato un supporto materiale che ci consente di andare avanti nelle nostre attività. Vorrei ringraziare i relatori,
e i soci della sezione CESMA che si sono fatti carico delle incombenze organizzative. Tutti i presenti ed infine, se mi consentite, il generale De Vincenti, che è stato il vero dominus di questo convegno, a partire dalla sua concezione, impostazione dottrinale ed ancora alla preparazione e alla conduzione. Grazie e un applauso. Thank you.